Piccolo annuncio, domenica parliamo dell'Ucraina con una serie di interviste che tra oggi fino a sabato ho programmato. Avremo Giorgio Cella, che ho sentito stamani, Aldo Giannulli, Andrea Muratore, Lorenzo Vita, analista militare, e Dario Fabbri, che penso conoscerete. Compatibilmente con i loro impegni ho deciso di posticipare la pubblicazione alle 19 di domenica 27. Cercheremo di aggiornarvi con tutte le loro considerazioni su quanto succederà fino alla mattina del giorno stesso. Oggi invece, purtroppo, con il prezzo del gas che è schizzato al 50% e i bombardamenti che stanno avvenendo in Ucraina, devo rispettare la programmazione e pubblicare il video che avevo in preparazione da tempo. Vi dico soltanto di attendere, perché non vi deluderemo. Attenzione, al di là delle pronunce tedesche che non azzeccherò neanche per sbaglio, questo video è da considerarsi un appendice al video principale che ho fatto qualche tempo fa. Questo qui. Oggi non parleremo dell'ascesa politica del Partito Nazionalsocialista né dei retroscena economici, visto che sono già stati trattati in quel video. Più, tra l'altro, se ci penso, due diversi episodi del mio podcast Storie di Geopolitica. Il video di oggi, lo spin-off, diciamo così, è invece dedicato a tutti coloro che credono che certe follie come il nazionalsocialismo siano comparse con il solo consenso della gente. Il problema è che, come diciamo qui in Toscana, senza Lilleri, un si lallera. A proposito di Lilleri, prima di cominciare, se sono riuscito a dedicare tempo, risorse e sanità mentale nel realizzare questo video altamente demonetizzabile, perché quando si parla di nazionalsocialismo così è, il merito è anzitutto di NordVPN, che crede fermamente al progetto Novalexio, supportandone sempre argomenti controversi e difficili da tollerare per l'algoritmo family friendly di YouTube. NordVPN, oltre a sostenere e patrocinare la cultura e la libertà di informazione, è un servizio fondamentale per chiunque voglia nascondere il proprio indirizzo IP e navigare in tutta sicurezza online, consapevole dei rischi che il web nasconde per la privacy dei nostri dati. Con la sua nuovissima funzionalità, Threat Protection, protezione delle minacce, NordVPN ci protegge da pop-up invasivi, cookie di tracciamento che aiutano le aziende a creare un profilo online su di noi, e malware, che se siano provenienti da siti che visitiamo o file che scarichiamo. Questo mese NordVPN celebra il suo compleanno e se andate nella descrizione del video troverete il link per approfittare dell'offerta esclusiva riservata a tutta quanta la community del canale. Sul piano biennale avrete un forte sconto e un mese gratuito da sfruttare, più ovviamente i classici 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Quindi grazie come al solito a NordVPN per averci coperto le spalle anche su questo video molto difficile. E adesso partiamo. Anzitutto, partiamo dai finanziamenti interni alla Germania. Dunque, quando era ancora un piccolo partito di periferia sconosciuto chiamato DAP e non ancora NSDAP, come sottolineato da James Poole nel suo documentatissimo saggio Chi ha finanziato Hitler, il partito dei lavoratori tedeschi aveva come sponsor principale un'organizzazione particolare, la società Thule, la più potente organizzazione clandestina in Germania che operava tra il 1910 e il 25. A capo di questa società vi era il barone Rudolf von Sebottendorf, un losco individuo che aveva arruolato più di 1500 membri nella sua associazione. Su Sebottendorf se ne sono dette di tutte, massone, occultista e alla fine della sua storia personale, suicida. È molto difficile però determinare esattamente l'ammontare dato dalla società Thule all'allora partito dei lavoratori. Probabilmente nelle fasi iniziali fu molto poco. Un resoconto dello stesso Sebottendorf menziona contributi occasionali che andavano dai 30.000 franchi ai 70.000. Nelle fasi embrionali del partito, i finanziatori erano quelli che partecipavano essenzialmente ai comizi dei politici. Erano gente comune, studenti, artigiani, commercianti. L'entrata di Hitler nel partito nel 19 convinse ancora di più i donatori a essere persone generose. La sua oratoria fu da subito un magnete per i primi sostenitori del partito, partito che nei primi anni della sua esistenza non se la passava bene economicamente. Serata dopo serata, la notorietà di Hitler, grazie ai suoi discorsi, accresceva sempre di più e con essa crescevano gli ammiratori. Due tra i primi a notare Hitler furono il politico Dietrich Eckart, il padre spirituale del pensiero di Adolf, e Alfred Rosenberg, membro della società Thule. Il primo introdusse quello sconosciuto oratore nei salotti della Germania benestante, composta da nobili bavaresi, spesso latifondisti ma non solo, e il secondo nelle riunioni dei grandi finanziatori in seno alla società Thule. Ad accomunare tutti questi personaggi era l'estremo terrore per la possibilità di una rivoluzione comunista in Germania. Se fosse accaduta la stessa cosa che nel 17 era successa in Russia, per la classe benestante e militare sarebbe stato game over, fine dei giochi.
Secondo il registro del Tribunale di Monaco, la lista degli azionisti all'interno della società Thule era nel 1920 così composta. Come potete vedere, la più ricca era una certa Käthe Bierbaumer, che possedeva 46.000 marchi nelle quote societarie. Una buona base di fondi, comunque, Dietrich Eckart se l'era già assicurata nel 20 con i suoi contatti nell'alta classe militare, quando ricevette dal generale Ritter von Hepp e dall'industriale bavarese Gottfried Grandel un prestito di 180.000 marchi. Quei 180.000 marchi erano il segno della grande persuasione oratoria di Hitler, perché di norma gli uomini d'affari tedeschi davano fondi esclusivamente ai partiti che ritenevano affidabili, non certo a un partito piccolo, regionale, che si riuniva nelle birrerie di Monaco. Su questa scia, i membri dell'NSDAP passarono da 555 nel 1919 a più di 3.000 nel 1921. In quell'anno poi entrò in gioco la figura di Emil Ganser, un chimico che lavorava nella multinazionale tedesca Siemens e un ammiratore delle idee professate dall'NSDAP. Ganser fu un uomo importante, fu un uomo di contatto, perché riuscì a organizzare un'orazione di Hitler dinanzi al prestigioso Club Nazionale di Berlino, dove solitamente si riunivano ricchi latifondisti prussiani e uomini di affari di tutto il Brandeburgo. Tra quelli che rimasero più impressionati vi era un certo Ludwig von Schröder, ex ammiraglio della Marina tedesca. Schröder fu il primo vero sostenitore pubblico del nazionalsocialismo a livello militare, per quanto riguarda i circoli militari, specialmente quelli prussiani. Fu un trionfo per Hitler, perché in una società militarmente orientata come la Germania di allora, avere il sostegno degli alti ranghi della Marina era fonte di considerevole prestigio. All'aumentare del prestigio e della fama, la forza finanziaria dell'NSDAP ne usciva sempre più rafforzata. Più sostenitori di partito significava più quote, e più pubblico ai comizi significava maggiori donazioni. Tuttavia, con l'occupazione francese della Ruhr nel 23, come sappiamo, la moneta tedesca, il marco, crollò bruscamente. I più colpiti furono i soliti, la classe media, che si vide spazzata dal giorno alla notte tutti i risparmi per cui aveva duramente lavorato. I suicidi aumentarono e i contadini smisero di vendere i prodotti della loro terra per delle banconote che ormai avevano completamente perso il proprio valore a causa dell'iperinflazione. E pur di campare, molti si videro costretti a vendere terre e case a prezzi irrisori, addirittura 1.000 marchi. Nulla. Ad approfittarne furono le grandi aziende, con credito praticamente illimitato, che in quelle condizioni di iperinflazione acquistarono vastissime proprietà a costi inesistenti. La classe media si sentì defraudata e drizzò subito le orecchie ai discorsi di Hitler. E così, più il valore del marco scendeva, più gli iscritti dell'NSDAP aumentavano. Se nell'autunno del 22 erano poco più di 10.000, in meno di un anno alcune stime indicavano una cifra di 200.000 sostenitori. Tra questi si riportava che ci fosse la maggior parte dei poliziotti di Monaco, una cosa forse neanche troppo sorprendente, visto che il loro capo, Ernst Pöhner, era gli stesso membro della società Thule. Negli anni tra il 22 e il 23, l'uomo che poi più di tutti contribuì a raccogliere fondi per il partito fu l'ufficiale Marx Erwin von Scheibner-Richter. In una nota riportata in un dossier del Ministero dell'Interno tedesco del 23, Scheibner-Richter raccolse enormi somme di denaro. Scheibner era un genio nel trovare fondi anche in periodi di crisi economica come quelli che la Repubblica di Weimar stava vivendo. Scheibner avvicinò aristocratici bavaresi, grandi uomini d'affari, banchieri e leader dell'industria pesante come il barone dell'acciaio Fritz Thyssen e anche l'imprenditore minerario Paul Reisch. Di questi ora parleremo meglio. Tra gli sponsor tedeschi connessi a Scheibner c'erano diversi noti politici, tra cui Theodor von Kramer-Klett Jr., che era noto per rappresentare gli interessi del Vaticano contro l'avanzata di partiti atei quali quelli dell'estrema sinistra. E a proposito di sponsor dall'esterno, Hitler nei suoi primi anni ebbe supporto incondizionato anche dal generale ucraino Vasily Biskupski, che fece da intermediario tra l'NSDAP e i vari finanziatori appartenenti all'Armata Bianca, che nel corso della guerra civile russa erano stati sconfitti dai comunisti. Tra questi c'era il granduca Kirill Vladimirovich Romanov, cugino di primo grado dello zar Nicola II e quindi erede legittimo alla corona di Russia, trono che tuttavia un piccolo dettaglio gli impediva di reclamare: i comunisti. Una volta che la causa politica di Hitler venne abbracciata da granduchi, duchi e generali, la sua figura diventò automaticamente più accettabile agli occhi della classe nobiliare tedesca. In moltissimi casi, ricchi mecenati presentarono a Hitler non contanti, ma preziosi oggetti d'arte, gioielli, di cui poteva disporre come meglio credeva. La signora Helene Beckstein, moglie dell'imprenditore di pianoforti Edwin Beckstein, dichiarò che, al di là dei contanti, i coniugi si erano prodigati a inviare costosi oggetti d'arte ad Adolf.
Quel che Hitler faceva con questi oggetti di lusso solitamente era prestarli ad altri nobili per ricavarci delle entrate passive fisse. Un esempio ci viene dato dall'affitto di un oggetto di lusso a un commerciante di grano di nome Richard Frank nel 23, al prezzo di ben 60.000 franchi svizzeri, suppongo al mese, perché non viene definito lo spazio temporale. La Svizzera, visto che già l'abbiamo menzionata, dietro la sua apparente facciata neutrale, non era un caso, perché sarebbe sempre stata un'importante fonte di reddito per l'NSDAP, dalle piccole alle grandi donazioni, sia da parte di imprenditori che gruppi bancari. A testimoniarlo ci sarebbero fondi inviati dal generale elvetico Ulrich Wille, oppure l'appoggio di gruppi aziendali come, e mi si perdonino le pronunce, Oilricon Burle o Waffenfabrik Solothurn, quest'ultima produttrice di armi. Ma il primo vero grande imprenditore a sostenere e credere nell'avanzata di Hitler fu il già menzionato barone dell'acciaio, Fritz Thyssen, capo dell'omonimo impero industriale e presidente del consiglio di amministrazione della più grande acciaieria tedesca. Thyssen nell'ottobre 23 partecipò a uno dei comizi di Hitler. Così come buona parte dei suoi colleghi, Thyssen si era reso conto che se le condizioni economiche tedesche non si fossero quantomeno riprese, sarebbero stati guai grossi. In questa prima fase però non dovremmo sopravvalutare l'appoggio di Thyssen al partito. Inizialmente infatti il magnate riversò appena, si fa per dire, 100.000 marchi d'oro, oggi sarebbero circa 23.000 dollari, una cifra che però doveva essere divisa a metà con un'altra organizzazione paramilitare, il Freikorps Oberland, il cui compito era schiacciare qualsiasi sommossa comunista nella Repubblica di Weimar. Soltanto nel 28 Thyssen si sarebbe ripresentato, stavolta con una donazione più sostanziosa di 250.000 marchi e forse ben più ingente, trasferita per mezzo di una banca olandese a Rotterdam, la Bank for Handel en Scheepvaart. Le stime indicano che per la ricostruzione della Casa Bruna di Monaco, cioè il quartier generale dell'NSDAP, i costi furono di circa 800.000 marchi, sborsati quasi tutti proprio nel 1928. Da qui l'idea che Thyssen potrebbe aver dato molti più soldi sotto banco al partito. Il fatto comunque che nel 23 la prima tranche di 100.000 marchi doveva essere divisa con i Freikorps indicava che Thyssen sosteneva Hitler soltanto come una delle tante forze nazionaliste in difesa dei suoi interessi capitalisti. Ecco, giusto a proposito di capitalisti, il sostegno di Hitler arrivò anche dal più grosso imprenditore dell'industria automobilistica dell'epoca e non era un tedesco, bensì un americano. Fa ridere la cosa, lo so. Soldi americani che pompano le casse del Partito Nazionalsocialista. Non ce l'hanno mai messa così a scuola, chissà perché. Ebbene, sto parlando di Henry Ford. Che Ford fosse un cospirazionista e un profondo antisemita non è certo una novità, e il suo libro intriso di razzismo, L'ebreo internazionale, era un testo ben noto ai circoli tedeschi. Non solo Hitler lodò specificamente Henry Ford nel suo Mein Kampf, ma molte delle idee che divulgava erano un riflesso diretto della stessa dottrina razzista di Ford. Ford sosteneva, senza però mai fornire prove nel suo testo, che i fondi fiduciari, i quotidiani di informazione, le banche, le industrie operanti nei settori chiave della nazione e i produttori di tabacco, cotone e zucchero fossero tutti sotto il controllo di anonimi finanziatori ebrei. Uno dei primi biografi di Hitler, Conrad Aiden, al riguardo scrisse che Henry Ford abbia fornito soldi ai nazisti è cosa ormai comprovata. Un altro scrittore e giornalista americano, Upton Sinclair, affermò che i tedeschi si erano intascati 40.000 dollari direttamente da Ford e poi altri 300.000 per conto di un suo intermediario. E chiaramente con i soldi fai tutto, più comizi, più volantini, più propaganda e più influenza in Germania, con i Lilleri. L'ambasciatore americano in Germania negli anni 30... Fermi tutti, in questo video le mappe non sono con i confini storici di allora, già sento qualcuno che comincia a lamentarsi. L'ultima volta il programma non funzionava bene e o si andava con queste moderne o Nisba si faceva, altrimenti come quelle di Faenza si faceva senza. Riprendiamo. William Dodd in un'intervista disse che diversi industriali americani e anche britannici avevano le mani in pasta con le origini del nazionalsocialismo in Germania e del fascismo in Italia. Dopotutto, nel caso degli interessi economici di Ford, che ricordiamolo aveva un suo stabilimento di auto a Colonia, il programma nazionalsocialista era molto vantaggioso, perché le durissime condizioni del Trattato di Versailles imposto ai tedeschi alla fine della Prima Guerra Mondiale non solo danneggiavano l'economia interna della Germania, ma anche le tasche degli imprenditori americani che operavano nei mercati stranieri. L'America poteva beneficiare del commercio con l'Europa solo se l'Europa si fosse ripresa dalla distruzione della Prima Guerra Mondiale e, per utilizzare le parole dell'economista britannico Keynes, l'Europa poteva prosperare solamente rendendo prospera la Germania. C'era però un problema.
Se il popolo tedesco avesse scoperto che Hitler era finanziato da Ford, questi sarebbe stato accusato di essere la marionetta di un capitalista straniero. Pertanto, il modo migliore per nascondere l'origine dei soldi era quello di incanalarlo tramite un agente fidato, che avrebbe poi fornito i soldi a Hitler direttamente in Germania. Uno dei tanti, come evidenziato dal giornalista americano Norman Hapgood, fu l'emigrato russo Boris Brazel. Hitler ricompensò Ford dei suoi servigi insignendolo nel 1938 della Gran Croce dell'Ordine Supremo dell'Aquila Tedesca. Fu il primo americano a ricevere quell'onorificenza e il quarto straniero dopo Mussolini. La cosa suscitò scalpore in America. Ford, tuttavia, non avrebbe mai rinunciato a quel regalo. «I tedeschi me l'hanno mandata», disse Ford. «I miei connazionali però vogliono che la restituisca, altrimenti non mi considereranno più un vero americano. Ma io ho deciso di tenerla». Fu comunque nel 1927 che Hitler si fece davvero strada nel cuore della maggioranza degli industriali tedeschi, a partire da quello di Emil Kirdorf, direttore del sindacato che gestiva i principali produttori di carbone della Ruhr. Anche per Kirdorf il terrore principale era l'ondata rossa, che rischiava di colpire l'Europa occidentale. La sua fobia particolare erano i piani dei comunisti di estendere ai lavoratori agevolazioni sociali ben oltre quelle preventivate dai programmi della Repubblica. I discorsi di Hitler, secondo cui poi la Germania, una nazione che fondava la sua economia sull'export di prodotti industriali, fosse sempre più soffocata dal monopolio commerciale di Francia, Regno Unito e Stati Uniti, fece breccia nella mente di Kirdorf. Secondo alcuni storici, Kirdorf persuase il sindacato a mettere da parte una media di 13 centesimi per ogni tonnellata di carbone venduto, come sussidio da dare al partito di Hitler. Ora, 13 centesimi sembrano una sciocchezza, ma considerato il volume annuale delle miniere, significava donare all'NSDAP una media di 60 milioni di marchi in 12 mesi, una cifra folle che, come indicato dal ricercatore James Poole nel suo saggio, ammontava a più di 14 milioni di dollari. E con quei soldini, comprarsi vestiario, armamenti e munizioni non doveva poi essere così difficile. Se poi ad amministrare quei fondi c'era un mago della finanza come il banchiere Hjalmar Schacht, futuro presidente della Banca Nazionale Tedesca e ministro dell'economia del Reich, chiamato nel 1923 per stabilizzare il marco iperinflazionato, beh, ecco signori miei che il gioco era fatto. A quel punto, vista la stabilità dell'NSDAP, arrivò un altro grande industriale. Gustav Krupp. Imprenditore dell'acciaio e più tardi fornitore di spicco di armi e munizioni del regime. Come altri suoi colleghi, Krupp subì duramente le imposizioni dei trattati di Versailles. Nel suo caso, più di 9.000 macchinari e quasi 400 impianti vennero smantellati per limitare l'espansione industriale tedesca. Attirato dalle promesse dell'NSDAP di aggirare i divieti dei trattati, Krupp si ritrovò così nel 1927 insieme ai principali dirigenti nazionali, tra cui Thyssen, l'industriale nel campo dell'energia Erich Fickler e Paul Reusch, con i quali si andò a formare una sorta di cartello, il Ruhrlade, un'associazione imprenditoriale che serviva a difendere gli interessi dei grandi gruppi che operavano nel bacino minerario della Ruhr. Con i contributi ricorrenti del Ruhrlade, i fondi di partito passarono da 388.000 franchi nell'ottobre 1929 a più di 800.000 nel dicembre dello stesso anno. Più avanti, già il regime avviato, grazie poi all'intermediazione del cancelliere Franz von Papen, il partito riuscì a entrare in contatto con il banchiere barone Kurt von Schröder, il quale avrebbe ripagato i debiti dell'NSDAP in toto e finanziato le fasi finali dell'ascesa politica di Hitler. Anche durante la guerra, lo stesso Schröder avrebbe continuato a supportare economicamente l'NSDAP, questo tramite le sue società bancarie dislocate a Londra e New York, la J. Henry Schröder Banking Corporation, dalle quali depositava direttamente i soldi nei conti delle SS guidate da Himmler. Che Schröder fosse in grado di finanziare il nemico fin quasi a guerra conclusa era stato possibile grazie al supporto di diversi banchieri americani di origine tedesca, alcuni di questi appartenenti alla Teutonia Organization di Chicago, che, come riportato da James Poole, era stata addirittura una delle primissime società a contribuire finanziariamente all'ascesa del nazionalsocialismo. Questo dall'estero, chiaramente, fin dall'aprile 25. I simpatizzanti di Hitler si annoveravano persino nell'altro grande nemico storico della guerra, la Gran Bretagna. La Banca d'Inghilterra figurava tra gli stessi finanziatori del regime prima della guerra e l'accordo navale con i britannici nel 1935, che diede il via libera alla ricostruzione della flotta tedesca, fruttò profitti decisamente elevati. E sempre in Inghilterra, negli anni 30, uno dei finanziatori del regime fu un certo Sir Henry Detterding, direttore generale della Royal Dutch Shell, compagnia petrolifera tra le più importanti dell'epoca. Le motivazioni erano abbastanza semplici, perché prima della rivoluzione comunista nel 1917, la Dutch Shell possedeva
aveva ingenti investimenti nei giacimenti petroliferi del Mar Caspio. Tuttavia la festa finì non appena l'esercito britannico si ritirò da Baku nella primavera del 20, lasciando così campo aperto alla nazionalizzazione dei campi petroliferi da parte dell'Armata Rossa. Incontri privati a Londra tra Detering e l'allora responsabile esteri dell'NSDAP, Alfred Rosenberg, mostravano che esistevano dei punti di contatto tra il partito tedesco e gli interessi delle grandi multinazionali del petrolio. Nel 31 si riportava poi l'informazione secondo cui Detering avrebbe concesso un prestito di 30 milioni di sterline a Hitler in cambio della promessa di nuove licenze petrolifere, qualora la futura guerra fosse andata a buon fine. Altre fonti, invece che 30 milioni, riporterebbero 55 milioni di sterline. A partire dal 31, di anno in anno, si sarebbero aggiunti sempre nuovi partner commerciali che avrebbero rimpinguato le casse del regime con i loro affari. Tutti nomi che, se letti oggi, fanno sorridere. Ferdinand Porsche, che patrocinò il progetto della Volkswagen, la macchina del popolo. La Allianz, che, come pure ricordato da un comunicato stampa della stessa compagnia, fece affari d'oro con le polizze vita dei prigionieri nei lager. La Chase Bank, controllata da un signore di nome JP Morgan, il cui nome, quando l'FBI desecretò nel 2004 i file sulla questione, sarebbe comparso in varie inchieste riguardanti il riciclaggio di denaro rubato e deportato nei lager. La IG Farben, colosso chimico che a sua volta controllava la Bayer, titolare del brevetto dell'aspirina, tra l'altro scoperta da un impiegato ebreo di nome Arthur Eichegrun, ragion per cui il merito fu assegnato invece al farmacista tedesco Felix Hoffmann. IG Farben che poi garantì importanti forniture di gas letale per i campi di sterminio, come il famigerato Zyklon B. La Siemens, che come altri grandi gruppi aveva proprie filiali nei lager e sfruttava il lavoro degli internati per produrre gli armamenti. L'americana IBM, che forniva calcolatori attraverso la filiale tedesca Dehomag. Il sistema messo in piedi dal CEO della IBM, Thomas Watson, pure lui premiato da Hitler con un riconoscimento nel 1937 dopo averlo incontrato di persona, fu alla base del censimento degli ebrei, una cosa funzionale allo sfruttamento degli internati nei lager per creare una sorta di primordiale banca dati di tutte le competenze dei prigionieri. La compagnia petrolifera Standard Oil, la futura Esso, in mano alla famiglia Rockefeller, la quale fece affari d'oro con la tedesca IG Farben, della quale la stessa famiglia poi possedeva tra l'altro delle quote, per produrre benzina sintetica, così da garantirsi importanti forniture di greggio e altri carburanti sintetici nel periodo prebellico. La Opel, affiliata alla General Motors americana, che realizzò colossali profitti con le forniture di mezzi pesanti date alle forze armate. E, giusto per fare un ultimo esempio, ma ce ne sarebbero tanti altri, la Fanta, che venne ideata proprio nella stessa Germania hitleriana a seguito dell'embargo bellico dal direttore dello stabilimento tedesco della Coca-Cola, il simbolo dell'americanità per eccellenza. Ecco, tutto questo elenco ci dà benissimo l'idea degli stretti legami instaurati da un regime sulla carta rivoluzionario, che in realtà giunse al potere e lo conservò principalmente grazie a una fitta rete di rapporti, una sapiente strategia politica di do ut des, appoggio economico e politico in cambio di affari multimiliardari. Chiaramente fino al 41, quando gli Stati Uniti entrarono ufficialmente in guerra, fare business con la Germania non era una cosa illegale e fin tanto che le cose andarono bene per Hitler, i profitti furono colossali. Al regime ormai avviato, nel 1933 fu creata la Spend der Deutsche Industrie, una cassa di risparmio amministrata dal segretario personale Martin Bormann, che impiegava i fondi generosamente elargiti dai vari imprenditori per dispensare altri favori ai propri sostenitori imprenditoriali. Un sistema che alcuni hanno definito capitalismo clientelare. È sempre dappertutto il capitalismo, pure in un sistema che si professerebbe tutt'altro che capitalista. Ma non sarebbe tutto. Nel saggio dello storico ed economista Anthony Sutton, Wall Street e l'ascesa di Hitler, sia il regime nazionalsocialista che quello bolscevico sarebbero stati finanziati dal medesimo gruppo di capitalisti che avrebbe poi sostenuto lo stesso New Deal rooseveltiano. Il sistema finanziario di Wall Street, secondo questa ricostruzione, appoggiava la Germania già dagli anni 20. Stando a Sutton, tre dei più importanti cartelli industriali tedeschi, poi filonazisti, la Verente Stahlwerke, dedita all'acciaio, la IG Farben, dedita alla chimica e la AEG nel settore elettrico, furono finanziati principalmente dalla famiglia di banchieri tedesca De Warburg e dalle banche statunitensi National City, Chase Manhattan, Morgan e dalla Kuhn & Loeb americana, per un totale di quasi $1,000 milioni erogati soltanto tra il 1924 e il 1928. Nella seconda parte del volume Sutton parla proprio dei finanziamenti della campagna elettorale del 1933, l'ultima formalmente libera prima della instaurazione della dittatura, dei quali venne fatto cenno
anche nei diari di Goebbels. Si tratterebbe in questo caso di circa 3 milioni di marchi, erogati da uomini di affari tedeschi e da multinazionali tedesco-americane, affluiti tramite alcuni conti bancari amministrati da Rudolf Hess e dallo stesso ministro dell'economia Hjalmar Schacht. Negli ultimi anni c'è poi stata una pubblicazione molto controversa, che vi riporto esclusivamente per amor di narrazione, e quest'ultima è chiaramente da prendere con le pinze. Nel saggio curato dagli americani Webster Tarpley, giornalista, e da Anton Chaitkin, storico, intitolato George Bush, la biografia non autorizzata, si afferma che Prescott Bush, nonno dell'ex presidente statunitense e altri responsabili della Union Banking Company, come ad esempio alcune delle più antiche banche commerciali americane, avrebbero collaborato con i tedeschi fino all'entrata in guerra degli Stati Uniti. La notizia è riscontrabile anche da una serie di documenti desecretati nei primi anni del nuovo secolo e provenienti dagli archivi americani, ai quali il Guardian ha dedicato un lungo reportage. Per correttezza di cose, però, come anche ammesso dallo stesso Guardian, questi presunti rapporti non hanno mai trovato riscontri ufficiali, e la Lega Antidiffamazione degli Stati Uniti ha dichiarato che le voci sui presunti legami nazisti di Prescott sono state diffuse attraverso internet negli ultimi anni. Queste accuse sarebbero insostenibili. Prescott Bush non era né un nazista né simpatizzante dei nazisti. Sempre secondo la ricostruzione di Chaitkin e Tarpley, tra i contatti americani del gruppo tedesco Thyssen figurerebbe poi anche il finanziere Clarence Dillon, a sua volta legato a Samuel Bush, padre di Prescott. A partire dalla metà degli anni 20, la Union Banking Corporation e la Brown Brothers Harriman furono ampiamente utilizzate, forse appositamente costruite, per consentire al gruppo Thyssen di inviare denaro negli Stati Uniti, passando per l'Olanda. E come riportato nel saggio, Prescott Bush avrebbe, sempre secondo queste parole, rivestito incarichi di rilievo in ambedue le società. La presunta collaborazione tra banche americane ed NSDAP coinvolgerebbe, sempre per il tramite della Union Banking Company, pure la finanziaria Silesian American Company, a sua volta legata ancora a una grande acciaieria tedesca del gruppo Thyssen. Ora, ammesso e non concesso che Prescott fece fortuna con la Germania, lui non fu certo né il primo né l'unico. Se dovessimo entrare nel merito delle famiglie americane simpatizzanti del Terzo Reich, dovremmo citare anche il capostipite dei Kennedy, Joseph Kennedy, padre del futuro presidente e a lungo ambasciatore nel Regno Unito, che si era espresso a favore di cose poco apprezzabili come l'eugenetica. Sarebbe lecito domandarsi perché il governo americano non bloccò questi rapporti economici, perlomeno da un certo momento in avanti. Ma d'altronde, signore e signori, gli affari sono affari. Tutta questa fitta rete di rapporti che abbiamo soltanto grattato, contestualizzata chiaramente negli scenari dell'epoca, la forte avversione verso il bolscevismo, l'antisemitismo e il profumo di soldi, potrebbe forse, dico forse, trovare una spiegazione, ma molto difficilmente una giustificazione. È sempre bene tenere a mente che ci sono diverse motivazioni per le origini del nazionalsocialismo, il malcontento dei tedeschi di allora, la debolezza del sistema politico di Weimar, ma anche i fondi che ne supportarono l'ascesa. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, un grazie allo sponsor del video NordVPN, come anche un grazie ai mecenati che supportano il lavoro che c'è dietro questo canale. E un grazie a tutti i miei collaboratori, in questo caso particolare Paolo e Matteo, che non sono gli apostoli, ma chi in realtà mi ha aiutato nella ricerca e nell'editing di questo video. Ci vediamo presto con le varie interviste sul Donbass questo fine settimana. Per Aspera, ad Astra.